Non si sa con precisione quante dosi del futuro vaccino saranno destinate all'Italia. Ogni mattina i giornali pubblicano una cifra diversa. Lunedì erano 1 milione e 700 dosi, martedì 27 milioni, mercoledì 14. Tutto è ancora molto aleatorio, a cominciare dalla stessa disponibilità del vaccino, che per ora è solo un incoraggiante annuncio. Ma poiché la Commissione europea ha proposto a Pfizer l'acquisto di 300 milioni di dosi e i cittadini europei sono 450 milioni, verrebbe da pensare che la fornitura soddisferà ben oltre la metà del fabbisogno di ogni paese. Ursula von der Leyen si è impegnata a una distribuzione equa ed equità è anche la parola chiave del programma COVAX, lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'obiettivo è acquisire entro la fine del 2021 da diversi produttori 2 miliardi di dosi di qualsiasi potenziale vaccino per poterlo rendere disponibile a tutti i paesi del mondo. Attualmente sono 171 i paesi che hanno aderito. C'è l'Unione Europea e c'è anche la Cina, ma proprio per questo non c'è l'America di Trump. Forse con Biden l'adesione arriverà. L'obiettivo, come scrive oggi Scienza in Rete, è quello di sconfiggere le politiche nazionali predatorie che intendono assicurare il vaccino solo ai propri cittadini o al massimo a quelli dei paesi alleati, facendone un uso non di pace, ma di guerra. Allora, grazie Michele.